Buongiorno ragazze, allora come promesso, perché me l'avete richiesto tantissimo, farò la mia real morning routine salute, proprio real con tanto di routine baby. E Ale ha appena finito di mangiarsi la sua colazione, il suo biberon e tra un po' penserò alla mia. Scusate, ma ho dovuto mettere la bimba nella sdraietta, tranquilla, è di là con Federico. Io ne approfitto, faccio un momentino colazione. Questo qua sarà un vlog, morning routine, mukbang, cioè ragazze, di tutto di più vi sto mettendo in questo video. Però mi piaceva l'idea di farlo il più reale possibile, quindi niente di super figo, super perfetto, ma semplicemente la mia mattinata. E nella mia mattinata c'è anche la colazione. Una colazione tra l'altro molto leggera perché, come vi ho detto, sto cercando di rimettermi un po' in forma. Sentitela come si diverte. C'è Federico che la fa sempre ridere. E niente, quindi appunto sto facendo una colazione leggera, io mi faccio il latte o bianco o con un goccio, ma proprio goccissimo di caffè e poi non più di 4 fette biscottate integrali con un po' di marmellata senza zuccheri aggiunti. Questa qua è favolosa, se la trovate ve la straconsiglio, che è della Rigoni di Asiago, fragole e fragoline di Bosco. Molto molto buona. Infatti adesso oggi che andremo a fare la spesa la ricomprerò, o questa, o insomma se trovo questa tanto meglio, diversamente un'altra marmellata senza zuccheri aggiunti, però questa è proprio buona buona. E niente, quindi così vedrete anche insomma quello che mangerò per pranzo. Però mi finirò l'insalata di pomodori, niente di che. Preparerò qualcosa di più sostanzioso giusto per Federico, però io mangio leggero. Ma la mia mattinata generalmente è questa, quindi mi alzo, gioco un po' con la bimba nel lettino. Se ancora non piange per la fame, le do il biberon e cos'altro? E poi mi metto a fare le faccende, le pulizie. Ovviamente un'altra cosa che faccio appena sveglia è guardare se c'è messaggi, soprattutto magari se Riccardo è a lavoro, guardo se mi ha scritto un messaggio, guardo qualche news, qualche notizia, il meteo, queste cose qua. Altra cosa che faccio ovviamente è cambiare questa bella bimba che si aggancia sempre ai miei braccialetti. La cambio, la lavo. Solitamente se fa la prima cacca che fa della giornata la vado proprio a lavare, quindi le faccio il bagnetto. Se invece così non è, la lavo così nel fasciatoio, perché tanto ha fatto già il bagnetto ieri sera.
E poi alla prima cacca che fa anche bagnettino. Butto tutto nel mio super cestino adorato della Chicco, che non saprei come fare senza, è una manna dal cielo. Poi magari pensavo, aiuto, se vi va, potrei fare il video sugli essenziali per avere un bebè. E adesso che sono passati 5 mesi, vi posso veramente dire che cosa serve davvero e che cosa è una burla, è una bufala per farvi spendere. Quindi in caso scrivetemi qui sotto se vi può far piacere. Lascia! Lei poi è in una fase in cui si aggancia tutto. Aiuto al pannolino! Lascia, amore mio, che se no cosa ti metto? Non ti metto niente perché te lo sei mangiato il pannolino. Vero? Ecco, altra cosa che vi consiglio è di non stare a comprare i dischetti, quelli appositi per neonati, perché veramente non cambia nulla. Prendete questi qua da Lidl, che sono un po' più grandi della Sien, sono grandi e sono cuciti. È importante che siano cuciti, secondo me, perché altrimenti si disfano tutti. E risparmiate di netto, ve lo garantisco. E funzionano uguale, semplicemente cotone. Cioè. Anche il PAM ha degli ottimi dischetti di cotone, ma non ho più la confezione da farvi vedere, quindi niente. Però quelli della Sien alla Lidl sono quelli più convenienti. Voilà, tutta profumosa. Sì, stamattina non mi sono legata i capelli, solitamente me li leggo perché lei se no me li strappa. Però stamattina mi sono scordata. Finisco di cambiarla. Si è spenta. Ciao. Ciao a tutti. Oh. Ci siamo tutte fatte belle e improfumate. Ciao Supergirl. Stamattina, Supergirl. Guardate qua, Allora, un'altra cosa che ci tengo a dirvi è che soprattutto in questa fase qui, scusate le riprese un po' strane, in questa fase qui in cui inizia, ecco appunto, ad avere la presa facile, a toccare tutto, eccetera. Io tengo sempre qualche cosina vicino al fasciatoio. Adesso, per esempio, le piace molto. Guarda che c'è il libricino, amore. Guarda, vedete, lei lo prende, se lo guarda mentre io la cambio. Quindi tengo sempre un qualcosa. Quando vedo ovviamente che lo inizia a masticare, insomma, non è che glielo faccio fare, però lo tiene in mano, apre le paginette. E poi, vabbè, c'è questa stellina Carion che le ha regalato la sua zietta, sì, che è piccola perché è Sofia, però è già sua zia, lei è già zia da piccola, è la zia di Alessandra e quindi le ha regalato questo suo Carione, noi lo teniamo sempre qui. E poi, insomma, questo è più o meno quello che c'è da dire. Già prende le cose, le afferra, quindi devo stare molto attenta. Adesso vado a fare i letti e ci vediamo dopo. Questa è la novità di casa Robertina. Questa giostrina qui della Chicco, se vi può interessare, è la classica giostrina delle apine. Io anche ce l'avevo da bambina e quindi, insomma, i nonni di Alessandra, i miei genitori mi hanno fatto una sorpresa un pomeriggio. Sono arrivati con la scatola con le nuovissime apine della Chicco. Quindi, visto che diverse di voi mi hanno chiesto di che marca è della Chicco, vedete, c'è scritto anche qui. Ale si sta già arrabbiando perché l'ho spento. Facciamo un altro giro di giostra con le apine? Che dici? Sì? Andata. Letto fatto mentre la piccolina ancora sta dormendo. Anche il letto di Federico è fatto con tutti i suoi vari amici. Adesso io vado ancora a lavare le tazze.
della colazione e poi passo aspirapolvere, lavo i pavimenti e inizierò a prepararmi. Sono indietrissimo sulla tabella di marcia, ho aspirato i pavimenti, adesso sto per lavare per terra. Io utilizzo questo secchio qui e mi trovo benissimo, se lo trovate prendetelo perché lava da Dio, è questo qui con il panno. E sto per metterci dentro questo qui, questo detersivo qui, perché l'altro mi pare di averlo finito, Rio Melaceto. Vediamo come mi trovo, non l'ho mai provato per i pavimenti e basta, quindi ora lavo i pavimenti e poi inizio a prepararmi io. Ragazze, tutto fatto, mi sono anche truccata e sistemata, la bimba ha mangiato e adesso stiamo per uscire, di corsissima andiamo a fare la spesa, quindi vedrete poi il video spesa. Vi mando un bacione e al prossimo video, ciao!